Ecco, l'arte, allora, io direi proprio di sì, ma adesso non perché siamo a Napa e quindi per forza devo risponderti affermativamente, ma nel capitalismo c'è l'Italia, e questo credo nei paesi comunque come gli Stati Uniti e altri paesi occidentali, non so se lo dicevo l'altra volta, ma insomma, Noi da qualche anno a questa parte siamo entrati in un modello di capitalismo cosiddetto di tipo antropogenetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Occidente si è affermata una economia di produzione dell'uomo attraverso l'uomo, per parafrasare il famoso un'opera di un economista di nome Piero Sacco, nel senso che i settori che hanno dato maggiori garanzie di crescita sono la sanità, la formazione, la socialità e la cultura. Questi sono i quattro settori che hanno creato occupazione e redditi in questi ultimi 10-15 anni. Per quello che si chiama modello antropogenetico, perché in questi settori la produzione, l'attività umana è un'attività di cura, un'attività di come dire, che produce l'altro, se vogliamo, no? Come chi cura un paziente, un malato, come dire, la sua attività è volta alla produzione dell'altro in quanto persona che sta bene, insomma, no? Nella cultura, nell'arte, eccetera, è anche questo, è una produzione dell'uomo attraverso l'uomo, insomma, no? E quindi sono i settori dentro i quali riuscire a generare investimenti, eccetera, chiaramente bisogna mettere poi le condizioni, eccetera, ma voglio dire, possono contribuire fortemente a quel rilancio, se vogliamo, della domanda di cui abbiamo disperato bisogno, per cui a me non mi sembra molto interessante come, da quello che ho letto, perché non sono stato a Wall Street a vedere, purtroppo non ho avuto l'opportunità, l'occasione, ma insomma, ho ricevuto per esempio delle mail da parte di gente, di attivisti, di gente coinvolta a Boston, nell'Occupy Wall Street, che sono degli artisti, che sono all'avanguardia, voglio dire all'avanguardia non nel senso, ma nel senso che sono persone che hanno visto in questo movimento, questa mobilitazione, un sacco di cose. Tanto per incominciare, parlavamo, ti ricordi quando c'è stata la presentazione della rivista Nord, rivista Nord, ecco, Nord, c'era Silverio Trenché, non so se eravate là, che raccontava della situazione, come dire, delle scuole dell'arte, delle accademie, non so, e diceva che uno dei problemi degli studenti come voi, perlomeno negli Stati Uniti, è che uno che comincia a studiare in un'accademia, eccetera, sapete quale fatto che è indebitato, insomma, capite che è una bella, cioè, voglio dire, è una, la situazione dello studente che poi entra alla fine della scuola, della sua formazione sul mercato dell'arte, nell'economia dell'arte, eccetera, conto a partire da zero debiti, conto a partire da debiti che, no, pregressi, che ha accumulato per pagare per pagarti gli studi, per pagarti l'affitto, per pagarti eccetera, no? Per cui questa situazione di indebitamento è, in un certo senso, è qualcosa che rende particolarmente sensibile anche gli operatori dell'arte, studenti, giovani artisti e anche meno giovani, a quella che sono gli effetti della finanziarizzazione, d'accordo? E però allo stesso tempo io credo che qui c'è bisogno di teoria, cioè la volta scorsa quando ci siamo visti abbiamo parlato della classe sterile, cioè, io ci credo abbastanza, devo dire, questa cosa, a parte che magari può essere ingannevole del concetto di sterilità applicato a una classe sociale, a una classe di produttori, però l'idea di essere dei produttori di sapere, di conoscenza, di immagine, di estetica, di bellezza, di giustizia,
Senzone, eccetera, però senza essere allo stesso tempo dentro la, senza partecipare direttamente alla produzione di una ricchezza che ci gioca contro, no? Ecco, questo concetto di classe sterile è sviluppato, lanciato dai, magari erroneamente, certo, col senno del poi, però era interessante, se te ne può, no? Perché la classe sterile dei fisiocratici è fatta di gente che produce le cose essenziali, allora erano gli strumenti di lavoro, no? Che però non venivano considerati produttivi perché non aggiungevano ricchezza, no? A me sembra che sia interessante da applicare alla classe, come dire, a voi, no? Voi producete qualcosa di essenziale, ma che però non contribuisce a produrre una ricchezza che è fonte di ingiustizia, che è fonte di ineguaglianza, che è fonte di povertà. E secondo me questa è la quadratura del cerchio, per certi versi.